tagliare i tappi a quest'altezza. Utilizzare una pittura acrilica bianca. Per facilitare la colorazione ci aiutiamo con uno stecchino lungo. Se necessario, ripetere la colorazione 2 o 3 volte. Una volta asciugato il colore, prendiamo la giusta misura, uniamo i due tappi e fissiamoli con la colla. Con la gabbietta realizzare le due braccia del pupazzo di neve. La placca metallica diventerà il cappello. Per pitturare la placca ho un acrilico nero o uno smalto per unghie. Le braccia dovranno essere lunghe 3 cm, se necessario accorciare. Modellare le braccia a piacimento. Con una punta qualsiasi praticare dei fori per l'inserimento delle braccia. Fissare con la colla. Anche dopo l'inserimento, le braccia possono essere modellate. Incollare la placca alla testa del pupazzo di neve. Realizzare la sciarpa con un nastro o un ritaglio di stoffa, quello che troviamo in casa, basta che sia della larghezza di 1 cm. Modellare la sciarpa a piacimento.
Per il viso 3 spilli, 2 neri e 1 arancione. Con una pinza accorciare gli spilli se sono troppo lunghi. Per creare il viso possiamo utilizzare anche delle perline o altrimenti disegnarlo con dei pennarelli. Il pupazzo è molto carino se messo a tavola come segnaposto. Allora prendiamo uno stuzzicadenti, lo dividiamo a metà e andremo ad applicare un pezzettino di carta colorata dove scriveremo il nome. Se invece vogliamo regalare il pupazzo o tenerlo in casa come addobbo natalizio, invece di applicare la carta allo stuzzicadenti, potremo mettere della paglia, della corda, delle fibre e trasformare lo stecchino in una scopa. Il pupazzo è terminato. Ora ti saluto. Grazie. Ciao, a presto.